Bentrovati ai telespettatori di Cilento Channel. Oggi ci colleghiamo con il consigliere Attilio Piero, consigliere d'opposizione della regione Campania. Sono trascorsi già diversi mesi, anche se pochi, ma sono trascorsi, insomma, da quando lei si è insediato in regione Campania. Possiamo tracciare un bilancio della sua attività e di quello che ha fatto fino ad oggi. Ci sono insomma diverse interrogazioni che lei comunque ha portato all'attenzione del Presidente della Regione Campania. Se ci può illustrare magari un attimo la sua attività, così che i nostri telespettatori capiscano nel dettaglio come lei si sta muovendo. Beh, io sto seguendo, diciamo, varie problematiche. Innanzitutto nel Golfo di Policastro abbiamo avuto il problema dell'alluvione il 16 e il 17. Anche in quelle occasioni io feci una nota al Presidente della Regione Campania De Luca per attivare l'emergenza sia regionale sia chiedere al Governo nazionale tramite la Protezione Civile il riconoscimento della calamità naturale. Poi abbiamo fatto un consiglio, diciamo, regionale su proposta di tutti i consiglieri regionali della provincia di Salerno, dove abbiamo rafforzato, diciamo, il presidente De Luca a sostenere presso il governo nazionale il riconoscimento che vi dicevo. In quell'occasione io presi anche la parola e feci inserire anche le foci del fiume Elambro e Mingardo nel comune di Cendola. Però devo dire, la regione ha risposto bene. Il presidente De Luca, diciamo, si è attivato subito con la delibera di Giuda, ma non solo, i funzionari regionali, il dirigente Giulivo sono stati presenti sul territorio e hanno anche riconosciuto le sommergenze e i comuni, diciamo, che hanno avuto questi danni. Ho fatto varie interrogazioni anche sulla caccia, ho chiesto di prorogare i periodi di caccia, visto che la gente comunque ha pagato le tasse, sia le tasse governative che regionali. C'è tanta gente, sono circa 40.000 in regione Campania. Mi sembra che oggi la regione ha chiesto il parere all'ISPRA per la proroga dei periodi di caccia. Poi mi sono attivato anche per il problema dell'ospedale della Costiera Amalfitana, Castiglione dei Genovesi, dove il presidente De Luca aveva fatto una delibera che voleva passare le competenze del presidio ospedaliero all'ASL Salerno 1. Come sapete, l'ASL Salerno 1, noi qualche anno fa avevamo tre ASL, avevamo ASL 1, 2 e 3, nord, centro e sud della provincia, perché già è un territorio difficile il nostro, ma non solo, ognuno ha le sue difficoltà e le sue esigenze. Diciamo, il Cilento non lo possiamo paragonare con le esigenze che ci sono nell'Agro Cirino Sarnese. Adesso, aggiungendo anche la Costiera Amalfitana, diciamo, la situazione diventava ancora più complessa. Però ho avuto anche la risposta alla mia Ecco, e interrogazione. come è andata, infatti, No, perché è poi. andata bene, mi hanno chiamato in causa degli amministratori della Costiera Amalfitana e io subito mi attivai per un'interrogazione. Loro si sono attivati anche come conferenza dei sindaci, c'è da dire. Il presidente De Luca ha revocato la delibera, sono ritornate un po' le competenze come erano prima, perché specialmente adesso, in questo periodo di Covid, fare, diciamo, passaggi di competenze tra l'ASL, tra il Ruggi e compagnia Canna, penso che non era il caso. Da pochi giorni interrogato nuovamente il presidente della regione Campania per quanto riguarda la città di Agropoli e il Covid Hospital, riguardo insomma un po' la chiarezza di quello che sta accadendo, visto che ci sono Certo. state diversi decessi. Hai avuto già risposta dal presidente No, io oppure? ancora non ho avuto la risposta, ancora è fresca, ma io non ho chiesto niente di particolare. Ho chiesto più o meno precisamente, volevo sapere quanti ricoveri ci sono stati in circa un mese e quanti decessi, perché non si sa. L'altro giorno ho ascoltato l'intervista del sindaco di Agropoli che diceva che la percentuale è bassa rispetto agli altri presidi ospedalieri, però non si sa quante persone sono state ricoverate nel centro Covid, nei 7 posti di terapia intensiva, in subintensiva, e non si sa definitivamente, diciamo, quanti decessi ci sono stati. Allora, pure per un po' di chiarezza, per fare luce, per spiegare un po' alla gente come sono andate le cose e come sono, io ho interrogato il presidente, diciamo, della Regione Campania, anche su sollecitazione del consigliere comunale Gisella Botticchio. Adesso aspettiamo, diciamo, la risposta del presidente per vedere come stanno le cose.
Lei, onorevole, ha avuto modo di sentirsi con l'assessore con delega alla sanità del comune di Agropoli, la dottoressa Rosa Lampasona, che è anche tra l'altro la responsabile del reparto Covid di Agropoli, insomma, per eventualmente fornirle dei dati effettivi su quello che è, insomma, il lavoro effettuato da quando ha aperto il Covid Hospital fino ad oggi? Vi dico la sincera verità, no, non ci ho parlato con l'assessore del comune di Agropoli, perché poi c'è il consigliere di Agropoli che mi diceva che lei ha fatto più richieste, ma non aveva avuto nessuna risposta. Siccome mi ha indirizzato anche una nota al sottoscritto, io come faccio di solito, come faccio con tutti gli amministratori della provincia di Salerno, mi sono subito attivato e ho proposto questa interrogazione al presidente De Luca per sapere un po' le cose come stanno. Se vuole, noi possiamo fare da tramite, eventualmente possiamo realizzare un focus con lei e eventualmente l'assessore con delega alla sanità, la dottoressa Rosa Lampasona, sempre se lei è disponibile e ne Io possiamo non ho discutere problemi, se vuole. io dialogo con tutti, perché io l'ho dimostrato anche quando ho fatto l'assessore provinciale. Io sono stato a disposizione anche dei partiti opposti al mio schieramento politico. Pertanto io sono per il territorio. Se si trovano le soluzioni per il territorio, io sono contento. Sono la persona più contenta e più felice del mondo. Questa, diciamo, è la mia linea. Non ho, diciamo, non faccio barricate contro gli avversari politici, anzi, l'abbiamo anche dimostrato in questa occasione con gli altri consiglieri per la questione del Golfo di Policastro, ed è stato un bel risultato perché avere il voto unanime di tutto il Consiglio regionale per una problematica del Cilento è stata una bella cosa. Ti dicevo, io non avevo il numero della Lampasone, ma non conosco. Per fine avevo provato a chiamare il direttore amministrativo che conosco bene, ha fatto l'assessore con me in provincia, il dottor Flavio Meola, ma non mi ha risposto. Se riuscivo a reperire dati, evitavo anche di fare l'interrogazione, però siccome sono stato anche chiamato in causa da un consigliere comunale, come faccio sempre, io poi vado avanti e cerco di capire. Quando meno riusciamo di capire, di informare la gente e tranquillizzarla pure, perché avere delle notizie che non sono veritiere, probabilmente. Allora, quantomeno, se riusciamo ad apprendere notizie, io da parte del presidente, da parte dei dirigenti, alla fine tranquillizziamo anche la gente, perché delle volte probabilmente si può fare anche allarmismo senza sapere bene comunque i dati. Allora, una volta che sappiamo i dati, possiamo poi affrontare la problematica e capire qual è veramente la motivazione e quali sono i vari problemi. Ecco, lei che idea si è fatto però di questo ospedale, di questo reparto importante? L'ospedale di Agropoli penso che in questi 6-7 anni è stato inaugurato 10 volte, probabilmente l'andiamo a inaugurare un'altra 11ª volta. Quando ci sono i servizi è sempre una cosa positiva per tutto il territorio. Aspettiamo un attimo la risposta dell'interrogazione e capiamo veramente quanti, in realtà quanti decessi ci sono stati e quanti ricoveri ci sono stati. Facciamo anche, diciamo, una differenza in percentuale rispetto agli altri ospedali. Cerchiamo di capire almeno. Così, Infatti, quello che. probabilmente può essere anche un allarmismo che Infatti, onorevole, non quello ci che vuole. io chiedevo nella mia intervista al sindaco della città di Agropoli era proprio di reperire i dati degli ospedali del comprensorio, proprio per andare a fare una percentuale per capire se effettivamente quello che si chiede, quello che insomma si sta verificando in quest'ultimo periodo cioè, è realmente vero o meno. Quindi magari si può avere anche un dato statistico. Quindi magari chiedo anche a lei se è possibile effettivamente attivarsi per reperire un po' i dati negli ospedali del comprensorio proprio per fare la differenza anche con Vabbè, la possiamo vedere. situazione Sì, però attuale nel Covid. pure per questo mi sono spinto a chiedere al presidente De Luca per capire un po' i dati, quali sono reali, i dati reali, perché se ognuno parla e dice la sua, ma poi alla fine i dati non vengono fuori, allora come riusciamo a fare un confronto? Perché se i dati venivano fuori, uno faceva un confronto con le altre strutture sanitarie, cercava di tranquillizzare anche il territorio, anche la gente. Questo non è stato fatto perché il sindaco in quell'intervista ha parlato, però alla fine i dati non li ha detti, perché io A penso che noi la. ha fornito un dato provinciale di 190 decessi, però qui si parla dall'inizio della pandemia, non dalla seconda ondata, tra Allora, virgolette. Però
però ha fornito anche dei dati in più rispetto, insomma, ai 190 provinciali, quindi insomma qualcosa in più ce l'ha data, ma comunque non nello specifico, ecco perché chiedevo poi allo stesso sindaco di reperire un po' i dati di tutto il comprensorio, degli ospedali del comprensorio, proprio per fare ecco, l'analisi completa e poter tracciare un grafico specifico. Eh certo, quando meno uno fa un'analisi della, cerca di calmare anche la gente, anche la, le persone del territorio, perché ognuno ha preoccupazioni, dici come mai tanti decessi, tante, probabilmente ci sono stati 200-300 ricoveri e allora in questi decessi sicuramente siamo al di sotto delle soglie, però se poi i ricoveri sono di meno, quando meno uno fa una differenza e spiega alla gente le motivazioni, in base pure, devi capire pure le varie patologie che avevano, diciamo, queste persone, allora non, non si può capire la cosa, si deve diciamo ragionare sui dati veri e sulle situazioni reali, non possiamo parlare a chiacchiere perché facciamo solo allarmismo e noi questo non lo dobbiamo fare. Nel suo territorio com'è la situazione Covid attualmente per quanto riguarda i contagi? Ci può aggiornare? I contagi ci sono, stanno aumentando anche nei nostri territori piccoli purtroppo, ma la questione adesso è familiare più che altro, perché il contagio viene all'interno delle famiglie. Io perciò feci anche un'altra proposta al presidente De Luca di dare quantomeno un tampone gratis a famiglia, perché molta gente che non lavora o che è in attesa di disoccupazione, in attesa della... della famosa, diciamo, della famosa cassa integrazione, ad oggi non ha i soldi per andare, diciamo, a fare un tampone a spese proprie, perché un tampone va dai 60 ai 100 euro, dipende dal laboratorio che uno va. Allora che cosa fanno? Invece di andare a fare il tampone stanno a casa anche con qualche sindomo che comunque non si può capire. Io vi faccio un esempio, io avevo solo mal di testa e mi faceva male sotto gli occhi, io il giorno dopo sono andato a fare il tampone e sono risultato positivo al Covid. Però se andavo in ospedale o parlavo con il mio medico curante, mi diceva di non farlo perché non ci sono, non sono dei sintomi, diciamo, da Covid. Invece facendolo ho riscontrato che ero positivo al Covid. Infatti, questo è il problema, ci vuole prevenzione. Il presidente che cosa le ha risposto? Perché questa è una bella iniziativa. Non mi ha risposto ancora, vi dico la sincera verità, io l'ho fatta già da tempo questa richiesta e chiedevo questo, ma proprio per questa, perché questa problematica nei nostri paesi piccoli è proprio la, la disponibilità economica che le famiglie non hanno. Tanta gente non ha la disponibilità per andare a fare un tampone. Che cosa succede? Poi il contagio viene all'interno della famiglia. Se invece si cerca di dare gratis, di fornire un tampone gratis a famiglia, cosa succede? In famiglia uno discute, chi probabilmente ha qualche sintomo che può sembrare anche un sintomo influenzale se lo va a fare. Se si riscontra la positività, comunque uno si mette in isolamento e cerca di bloccare, diciamo, questa catena di contagi. Infatti. Un'altra cosa che manca, secondo me, non vedo questo rapporto di collaborazione tra, tra l'ASL, che poi sarebbe l'ufficio di prevenzione, con i comuni, con le persone che sono in isolamento, con le persone che sono in quarantena, perché comunque ci vuole un controllo per capire anche queste persone come la svolgono questa quarantena, come svolgono l'isolamento, se lo svolgono con altre persone, se stanno a contatto con altre persone o lo fanno da solo. Ecco, allora infatti chi più di lei ci può raccontare questa esperienza? Perché molte persone hanno lamentato quello che sta sollevando lei adesso. Ti dico la sincera verità, io mi sono attivato da subito, ho chiamato un po' tutti quanti, le persone che comunque sono state in contatto, avevo dichiarato anche all'ASL, li ho fatti stare subito in isolamento, si sono fatti anche il tampone, qualcuno che era stato qualche giorno prima, perché come sapete uno deve dichiarare gli ultimi 48 ore, ho chiamato anche le persone che sono state 3-4 giorni prima con me, hanno fatto il tampone ma si sono tutti riscontrati con tampone negativo. All'interno della famiglia io subito avvisai, dico facciamo isolamento, diciamo, perché sono positivo al Covid. Poi alla fine, diciamo, siamo stati contagiati un po' tutti, mia madre, mio padre, mio fratello, mia moglie, mia nipote, mio cognato, mia cognata, tutti quanti, diciamo. Più che altro siamo stati a contatto con vari
medici, un virologo del Cotugno, il primario che è stato disponibile, devo dire la sincerità che ringrazio, il primario Natalino Barbato da Procio, dell'ospedale Covid, l'ho chiamato tutti i giorni, mi ha risposto sempre, mi ha dato tutti i consigli possibili e Che tra l'altro è immaginabili anche per il curare. sindaco di Stio Cilento, quindi è un Stia, cilentano, sindaco di Stia, sì. sì, un cilentano che l'ho chiamato più volte, diciamo, abbiamo fatto le cure da casa, anche con mia madre che ha avuto anche dei problemi, diciamo, l'abbiamo portata un po' avanti con l'ossigeno, ma finalmente ne siamo usciti fuori tutti quanti, è la Però cosa più bella. infatti Comunque, fortunatamente siete riusciti insomma a venirne fuori al meglio e ci fa davvero piacere. È brutto, è bello parlarne oggi perché comunque alla fine, però speriamo che vada bene a tante persone che oggi sono affette di questo virus, speriamo bene, gli faccio un grande in bocca al lupo a tutti quanti. Onorevole, allora solo un suo pensiero sulla no sull'ultima nota della Regione Campania riguardo le misure per limitare la mobilità. Ecco, abbiamo visto che il governo ha fornito delle linee guida proprio per le festività natalizie, ma la Regione cerca di frenare, insomma, l'arrivo anche nelle seconde case da parte di cittadini che non sono residenti nei comuni appunto della provincia di Salerno o della Regione Campania. Lei che cosa ne pensa? È favorevole? Allora, io quello che vi posso dire è che la Regione Campania fa al contrario del governo, il governo fa al contrario della Regione Campania. Quando le scuole dovevano stare aperte, la Regione Campania le scuole stavano chiuse, perché parliamoci chiaro, nel mese di marzo-aprile le scuole sono state chiuse. Bisogno di qual era? Probabilmente, secondo me, a mio avviso, le scuole dovevano stare aperte. Le scuole era, diciamo, il posto più sicuro. Io il contagio lo vedevo diversamente, il contagio lo vedevo sui trasporti, ma nella scuola, secondo me, è il posto più sicuro. Mantenendo un po' le varie distanze, le varie precauzioni, il vario protocollo Covid, pertanto, secondo me, le lezioni potevano andare avanti. Ad oggi abbiamo perso mesi e mesi di scuola e continuiamo a perdere ancora mesi di scuola con questo atteggiamento. Dove andiamo? I bambini cosa apprendono? Io penso che i bambini oggi non apprendono niente. Il governo ha pensato a comprare i tavolini con le rotelle. Non so qual era il bisogno di comprare i tavolini con le rotelle invece di mettere i fondi sui trasporti per mettere più mezzi in modo che i ragazzi che frequentavano, diciamo, che utilizzavano il pullman o il treno, diciamo, non stavano accalcati, stavano più larghi e cercavano di mantenere le distanze. Io questo penso che era un'operazione da fare, non chiudere le scuole e non comprare i tavolini con le rotelle, a mio avviso. Quindi adesso è troppo tardi a bloccare la mobilità in questo No, momento, secondo ci sono, lei? sta sono stati fatti anche molti errori, perché pre la prevenzione in Campania non è partita. Parliamoci chiaro, nei primi di settembre si è pensato a fare la campagna elettorale, tanto è vero, in quel periodo facevano 2.000, 2.500, 3.000 tamponi. Oggi, se andiamo a vedere, la Regione Campania anche nelle settimane scorse ha fatto 14-15.000 tamponi. Se quei tamponi venivano fatti inizio settembre o fine agosto, io penso che la moltiplicazione dei vari casi non fosse accaduta. Invece noi abbiamo moltiplicato i casi proprio perché non c'è stata la prevenzione. Allora è mancata questa anche da parte della Regione Campania. Se nei mesi di settembre si faceva prevenzione, i casi erano molti, molti, molti di meno. Ci aggiorniamo, magari così vediamo di capire un pochino più nel dettaglio, grazie alla sua interrogazione, quello che è il lavoro svolto dall'inizio dell'attivazione del Covid Hospital sino ad oggi, magari con la risposta del Presidente della Regione Ah. Campania, Vincenzo De Luca. Appena mi arriverà, io sicuramente vi chiamerò e vi porterò a conoscenza della risposta, perché poi il compito del consigliere regionale, questo deve essere, deve stare a disposizione del territorio e deve informare il territorio. Io questo Assolutamente sono sì. E abituato a farlo e mi piace anche farlo. noi Grazie comunque. ringraziamo il consigliere della Lega, Attilio Pierro, per aver accettato il nostro invito e per aver parlato comunque di tante iniziative da lui intraprese e poi anche dell'attenzione che ha verso il nostro territorio, quindi la città di Agropoli, per quanto riguarda l'ospedale civile, nel dettaglio il reparto Covid Hospital.